Vediamo un po', sì, è partito. Allora, vediamo innanzitutto di vedere com'è la differenza tra dividere una somma e dividere un prodotto. Chiaro? Allora, poniamo che io e il mio amico Marco siamo andati a bere qualcosa. Lui ha speso, anzi, io ho speso 8 euro e Marco ne ha spesi 6. Chiaro? Decidiamo di dividere la spesa uguale, anche se io ho speso di più. Che cosa si fa? Si fa 8 più 6 fratto numero. 8 più 6, 14 diviso 2, 7. Ora ragazzi, questo semplice calcolo in che cosa consiste? In realtà, se io scrivo 8 più 6 diviso 2, potrei risolverlo così, vedete, facendo 14 diviso 2, o anche semplificare questo 2 con l'8 e anche con il 6. Cioè, questa scrittura diventerebbe 8 mezzi più 6 mezzi. Vedete? Quindi il 2 mi va a semplificare l'8 che diventa 4 e il 6 che diventa 3, 4 più 3 è 7. Cioè, quando io ho una somma con, vedete, un denominatore, questo denominatore mi va a semplificare tutti gli addendi. Oh ragazzi, lo stesso discorso per la differenza, 8 meno 6 diviso 2, cosa fa? 8 meno 6, 2 diviso 2, 1. Ma se io faccio 8 mezzi meno 6 mezzi, 4 meno 3, 1. Vedete? Attenti, perché non è la stessa cosa quando ho il perno. Sempre io e Marco andiamo a mangiarci delle frittelle. Decidiamo, andiamo lì nel banchetto delle frittelle, vengono, vediamo che vengono le confezioni da 8. 8 frittelle. E io e Marco decidiamo di mangiarcene 6 confezioni. Poi io morirò, perché 6 confezioni di frittelle da 8 sono un bel numero. Che cosa sono? Quante frittelle mangiamo? Sono 8 frittelle per 6 confezioni diviso 2, vedete? Quindi sono 48 frittelle che ci dividiamo per 2, 24. Ma attenti, 8 per 6 diviso 2, guardate, io non posso fare come con la somma 8 per 6 diviso 2 e scrivere tipo 8 mezzi per 6 mesi, no? Perché vedete che il risultato che cosa sarebbe in questo caso? 4, 3, 12, no? Sono 24. Cosa succede a questo 2? Questo 2 semplifica solo uno dei due fattori della moltiplicazione. Vedete? 8 per 6 posso semplificare l'8, quindi diventa 4, 1, vedete, 2 diventa 1 e l'8 diventa 4, 4 per 6 24, oppure semplifico 6. Ma uno solo, non come prima tutti e due. Questo è molto importante, ragazzi, perché dal punto di vista del calcolo polinomiale, guardate, io posso avere dei casi un po' particolari, che sono questi. Allora, fate conoscenza su questa scrittura, perché è abbastanza importante, non è abbastanza importante, è fondamentale. Cioè, io posso avere 2x, y, per 4x al quadrato, fratto 2x. In questo caso, questo 2x può essere semplificato sia con questo che con questo. Chiaro? Quindi che cos'ho? 2x, 2xy rimane y, vedete? Perché sarebbe 2 per x per y fratto 2 per x, vedete? Quindi 2, 2, x, x rimane y. E quest'altro per 4x al quadrato, 4x al quadrato fratto 2x, lo posso fare? No, non lo posso fare, perché? Perché c'è un per, quindi quel 4x al quadrato rimane così, vedete? È chiaro? Perché con il per semplifico solo uno di loro. Mentre, attenti, se io avessi 2xy, e questa è la cosa importante, più 4x al quadrato diviso 2x. Eccolo qua, vedete? Qui che cosa facciamo? Qui che cosa si può fare? Qui si deve fare così, guardate, 2xy fratto 2x più 4x al quadrato fratto 2x. E si possono semplificare tutti e due.
perché c'è una somma, vedete? Quindi cos'ho? Il 2 va via con 2, la x va via con x, qua rimane y, il 2 qua diventa 2, la x va via con x al quadrato, cosa diventa? Y più 2x. Vedete? Attenti, altri casi che possono interessarci in questo senso. Naturalmente, ragazzi, qui ho fatto vedere con un denominatore letterale. In realtà il denominatore è solo numerico di solito. Vi faccio un esempio. Facciamo un esempio classico, guardate, 2x quadro più 4y alla terza diviso 2, ok? E 2x quadro y fratto 2. Ok? Qual è il risultato qui? Allora, il risultato qui è questo, qui è un più, quindi questo 2 mi divide sia questo monomio che quest'altro monomio. Quindi 2 e il 2 va via e qui diventa 2. Il risultato che cos'è? X quadro più 2y alla terza. E qui semplifico semplicemente il 2. Così. E qual è il risultato? X quadro y. Attenzione ragazzi, perché questa è una cosa importante, ok?